Eccoci qua amici telespettatori, siamo naturalmente nella rubrica dei cuori solitari e questa sera vi voglio presentare un'altra persona che è in cerca dell'anima gemella. Ve lo presento subito, si chiama Sebastiano, ha 58 anni e viene da Marsala. Buonasera signor Sebastiano. Buonasera, buonasera. Allora, lei praticamente è in cerca di una donna ideale? Sì, se la trovo. Lei è di Marsala? Sì, di Marsala. Signor Sebastiano, sì, lei lavora? Sì, lavoro. Che lavoro fa? Sono coltivatore di letto. Lei quanto tempo è che è single? Un tre anni e mezzo. 3 anni e mezzo praticamente che si trova da solo? Da solo, sì. E l'ultima sua storia d'amore praticamente quanto è durata? È durata 6 mesi. E come mai? Non era affettuosa come io la desideravo. Sembrava che andava bene e poi mi ha lasciato senza motivo. Mi dica, a che genere di donna lei è interessato? Parliamo dell'età. Lei ha 58 anni. Io ho 58 anni, un 40, 45, e che sia magra e non sia grossa, non ne voglio. Cioè, le tipe in carne praticamente non le piacciono? No, perché ho avuto una brutta esperienza di mia moglie che era grossa e non ha portato a niente. Lei ha figli? Due. Due figli? Che sono per i fatti loro? Sì, per i fatti loro. Sempre stanno a Marsala, logicamente? Sì, da mia mamma stanno, Lei praticamente abita da solo? Sì, da solo. C'ha la casa di proprietà? Sì. C'ha la macchina? Sì. È motorizzato, per cui si può spostare tranquillamente? Macchine due ne ho. Mi dica, che cos'è che va guardando in una donna? Che cos'è che è interessato? Cioè, come dovrebbe essere una donna per colpirla? Normale, che sia affettuosa, che sia brava in casa. Che mi vuole bene, questo, non ho tante pretese, tante aspirazioni. Esatto. Che sia brava e che ci vuole. Lei praticamente va cercando una donna che le faccia compagnia. Sì, sì. Esatto. Sì. Fino alla vecchiaia. Sì, per sempre. Io non, per sempre. Non va cercando una donna per avventura. No. Lei avventura, si vuole sistemare. Sistemare. Avventure non mi piacciono. Esatto. Quanto tempo è stato sposato lei? Io. Circa 25 anni. 25 anni di matrimonio, cioè sulle spalle. E come mai è finita con sua moglie? È caduta malata mia moglie, se n'è andata nei suoi genitori. Ho capito. E mi ha lasciato solo. Anche lei? No, non si è aggrappato a me, si è aggrappato ai suoi genitori. Insomma, la sua vita purtroppo è stata sempre piena di dispiaceri. Sì, e l'hanno sempre lasciato solo. Fortuna in amore non ha avuto mai. Mai. Per cui va cercando una donna che soprattutto affettuosa, la capisca, affettuosa, che la voglia bene esatto, che le faccia compagnia fino alla fine, giusto? Noi siamo persone affettuose, di eredità, sempre così, non siamo abituati a cambiare donne e cose, però deve essere brava, certo. È giusto, se non è brava si vede poi, è giusto, perché a parole si può dire che uno è bravo, però i fatti ci vogliono, le parole... Certo. Servono fino a un certo punto. Vabbè, signor Sebastiano, mi dico un'altra cosa, per le donne naturalmente che in questo momento la staranno guardando, che tipo di carattere ha lei? Che tipo è? Si descriva. Ma che tipo sono? Un tipo affettuoso com'è? Ma. Cioè un tipo magari che si presta a casa, non lo so. Sì, cerco di venire all'incontro. Che collabora praticamente. Sì, di collaborare di tutto quello che posso fare, che è giusto, no? Certo. È un tipo che le piacciono fare le coccole? Sì, mi piace. Le piacciono farle e riceverle? Riceverle, sì, sono un tipo espansivo, mi piace viaggiare, mi piace no, chiudermi a casa e stare dentro, questo non mi piace, mi piace camminare, girare. Ora sono in procinto di andare in pensione e mi vorrei godere la vita se Dio mi assiste. Certo. Questo. Il denaro per lei ha un'importanza? Ma ha un'importanza relativa, certo, senza denaro non si può vivere, però non è che è tutto nella vita, è importante, ma ci sono cose più importanti, Del denaro. Per dire, la donna se mi vuole bene è più importante del denaro, certo. È giusto? Logico. Però deve essere brava. Se non è brava. Certo. E come passa il tempo in una giornata? Ma io lavoro. Cioè la mattina praticamente a che ora si alza lei? D'estate presto mi alzo, d'inverno. Come
Come a gioina, per dire, parlando in siciliano, come a gioina mi alzo io. Perciò d'inferno a gioina, per dire, all'otto, mi alzo all'otto. D'estate a gioina sai, mi alzo alle sei. Mi pare giusto. E poi come passa il tempo praticamente dopo che finisci del lavoro? Io in estate per esempio mi alzo presto verso le 6 e 9 finisco di lavorare e poi riprendo un poco di pomeriggio, verso le 4 o le 5 di pomeriggio un altro poco di estate. Sì. D'inverno tiro un tempo diciamo. Le piace passeggiare? Sì, mi piace. Quindi è un amante delle lunghe passeggiate? Sì, sì. Anche subito dopo mangiato per digerire, passeggiare fa bene? Sì, questo mi piace. La musica le piace? Sì, mi piace pure. Che genere di musica le piace? Ma musica moderna. Lo stereo ce l'ha nella macchina? Sì, sì, ce l'ho. Che musica ascolta? Queste moderne, musiche moderne. Ah, sì? Americane. Canzoni in discoteca? Sì, sì. Davvero? Sì. Forte. Queste mi piace. Le canzoni napoletane le piacciono? Un poco. Alcune magari. Però quando ci sono queste moderne di discoteca, sempre queste mi piacciono. Esatto. Mentre andare a ballare le piace? La picciotta che avevo prima ci piaceva Radio Margherita. Ah sì? Ascoltava sempre Radio Margherita. Perché sono canzoni vecchie, a me non mi piacciono, mi piacciono queste moderne. Quelle moderne. Le stavo dicendo, lei è amante del ballo, le piace ballare? Ballare non tanto. Forse magari perché non ho trovato mai la donna che mi spinge a ballare. Che l'accompagna, in queste sale da ballo. Esattamente. Questi centri magari dove organizzano queste serate, esatto, danzanti. Sì, non ho trovato la donna che mi accompagna per ballare e cose. Non so, qualche cenetta al ristorante le piacerebbe pure. Sì, queste cose. Amante praticamente dei piaceri della vita. Sì. Per questo non c'è piove, per questo mi piace, no. Che cos'è che non può soffrire una donna, che non può sopportare? Ma quando si arrabbia, quando... Cioè perché vedo che lei ha un carattere abbastanza calmo, cioè mi sembra calmo come persona. Sì. Lei magari forse non può soffrire la donna troppo nervosa. Esattamente. Vero? Insomma, se è intelligente io penso che ci capiamo abbastanza, se è un poco stupida non ci capiamo, perché logico. Con gli occhi ci dobbiamo capire di quello che dobbiamo fare, giusto? Io non ho aspirazione grande, mi piace collaborare tutti e due, parlare, discutere, se si arrocca senza parlare nel mutismo non si va avanti, non si va da nessuna parte. Esatto. Quindi la migliore cosa per lei in un rapporto sentimentale è il dialogo. Il dialogo, sì. Se dialogo non c'è dialogo, dialogo su qualsiasi cosa si deve discutere. Discutere. E si prendono giustamente le giuste decisioni. Sempre con l'intelligenza e con le cose giuste. E con la calma soprattutto. Cose avventate non se ne devono fare, cose avventate niente. Cose che si possono fare le facciamo piano piano di quello che possiamo fare. Certo. Mentre una cosa che lei diciamo adora in una donna. Cioè che la donna la colpisce subito, una cosa proprio che lei adora che faccia una donna. Lo sguardo, gli occhi, da come si muove, tutte queste cose deduco che una donna può andare bene per me. Cioè, il carattere. Il carattere, da come parla. Una volta che la pratica. Sì. Va bene. Amiche telespettatrici, abbiamo conosciuto il signor Sebastiano, 58 anni di Marsala, che è in cerca dell'anima gemella, in cerca di una donna ideale. Il signor Sebastiano la va cercando dai 40 in su. Per tutte quelle di voi che fossero interessate a contattarlo, non possono fare altro che rivolgersi al suo numero che state vedendo in somma impressione. Il signor Sebastiano si vuole sistemare, va cercando una donna che gli faccia compagnia fino alla fine, per cui non ha intenzioni praticamente, come dire, di scherzare o intenzione di farsi un'avventura. Lui va cercando una donna seria, per cui amiche telespettatrici, se siete davvero interessate a sistemarvi, telefonate al signor Sebastiano, ripeto, 58 anni, di Marsala, al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Signor Sebastiano, come ultimo messaggio alle telespettatrici che la stanno guardando e stanno decidendo se chiamarla oppure no, che cosa vuole dire? Che sono persona seria, onesta e affidabile, questo. Perfetto. Va bene, per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e naturalmente vi saluta anche il signor Sebastiano. Grazie, buonasera. Arrivederci.